Credo molto in questa idea che ogni persona facendo il suo piccolo rende non solo più possibile l'idea, ma anche comunque contribuisce a un'idea generale in una comunità. Volevo fare quel qualcosa che non nasce dal per forza dover vendere o fare del guadagno. No, nel senso che è proprio qualcosa legato a quello che abbiamo dentro. Ci siamo lanciati in un'avventura, noi la chiamiamo così, un'avventura. Mi sono laureata a Bologna in sviluppo e cooperazione internazionale, è un tema che mi sta molto a cuore. Ho deciso di intraprendere questo percorso universitario anche per quello che è la mia storia personale. Mi rendo conto che molti ragazzi cadono nel cliché dell'assimilazionismo, perché non è semplice, perché è un'intera società che ti vuole simile a lei per essere accettato. Il metodo migliore è quello di cercare di trovare una sinergia, un punto di incontro tra le due culture d'appartenenza. La mia scelta è stata dettata dal fatto di aver voglia di ricominciare a lavorare, sostanzialmente dopo alcuni anni che ero ferma. Quindi la voglia di ricominciare a lavorare, ma di fare qualcosa che avesse un'utilità, un senso, che avesse un significato. È un sacrificio quotidiano enorme, perché tutti i giorni io vorrei stare di più con i miei figli, tutti i giorni vorrei avere tempo per andare in palestra, per andare al parrucchiere, per fare tante cose. Però vengo travolta sempre da emergenze una via l'altra, e quindi non me ne pento, è meraviglioso, i risultati in prima linea sono stupendi, certo è molto 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 faticoso. Io sono già fortunata perché arrivo da questa realtà, quindi sapevo dove andavo. Non lo trovo così traumatico, anzi mi sento molto più libera, ho delle possibilità che prima probabilmente non avevo, magari ne avevo di diverse. Quando sono arrivata in Italia ho continuato di studiare, però per me la prima cosa che è la lingua, che non capisco manco buongiorno, cosa significa buongiorno. Allora andavo a scuola media, la terza media, ho frequentato un anno la terza media, però mi ha aiutato tanto il mio professore. Si chiama Yash, mi ha aiutato tanto, cioè anche ci faceva le lezioni a parte per farmi imparare la lingua italiana. Io abitavo a Milano e mi occupavo di psicologia. Ero psicologa, psicoterapeuta e avevo delle attività collegate. Sentivo il richiamo della terra, ma nello stesso tempo non sapevo che me ne sarei occupata. Io ho cominciato, ero da sola ed è stato devastante proprio la fatica di far partire una roba immane in un'epoca dove era ancora, non so, era fantascienza. Dopo l'università devo trovare il lavoro, non lo so se è facile o difficile, adesso io manco un anno. Dopo devo provare a cercare un tipo di lavoro che io mi piace o anche che io ce l'ho capacità per fare. Spero che cerco un lavoro giusto, così mi sento bene e continuo a vivere in questa bellissima città. Nella mia vita ho sempre cercato, cioè sono stata contenta e felice, diciamo, in un posto di lavoro finché ho avuto da imparare. Uno vuole dare senso a quello che fa e ognuno trova il proprio modo di dare senso a quello che fa. Vengo dalla Turchia, sono venuta circa 7 anni fa per studiare cinema. Mi sono laureata a Pisa, poi mi sono trasferita a Roma 2 anni fa per fare un'altra scuola di cinema. Ho scelto l'Italia perché io ho fatto un liceo italiano a Istanbul. Io da 7 anni che sto qua, quindi i miei passi verso essere adulto ho fatto qui. Sono cresciuta qua, molto più qua che in Turchia. Ho studiato scienze politiche, dopodiché sono fatto un master in gender studies, in studi di genere. Subito dopo il mio master ho trovato lavoro, lavoravo con un sindacato delle donne, che è un sindacato più grande delle donne nel mondo.
E loro lavorano per le donne che lavoravano in lavori precari, tipi di donne che non avevano un sistema formale che protettiva per il loro lavoro. Noi cercavamo di organizzare queste donne in cooperative. Sono una teatrante, io lavoro nello spettacolo, quindi nasco come danzatrice appunto, e però in senso più ampio quello che fa, gli spettacoli che faccio io comprendono danza, musica, parola, video, e ogni spettacolo che io faccio di mia creazione ha sempre un fondo documentaristico. La realtà dell'immigrato non è una bella realtà, in qualsiasi posto tu vada, anche se sei occidentale verso un paese occidentale, comunque ti rimane sempre la nostalgia di qualcosa di importante. E poi io credo che l'Italia meriti, credo che l'Italia sia un paese meraviglioso, e se ce ne andiamo via noi, l'Italia muore. Io voglio fare le cose qui, voglio poter contribuire alla ricrescita, alla rinascita del mio paese, e questo è il mio paese, e dato che ho lottato tanto per far capire alla gente che questo è il mio paese, ci tengo, no, a rimanerci.